ci troviamo in via Balbi, e dunque abbiamo questo ingresso indipendente con questo terrazzo al piano molto ampio, come possiamo vedere la sua lunghezza. L'immobile è stato a lungo tempo adibito come albergo, adesso è ideale, adesso vediamo la profondità, l'ampiezza del terrazzo, posizione centralissima, potrebbe essere adibito a residenza per studenti oppure bed and breakfast, viste le dimensioni dell'immobile in oggetto. Qua abbiamo l'ingresso dell'immobile, possiamo vedere, ecco qua, prima stanza molto ampia, come possiamo vedere, i soffitti con i fregi, qua abbiamo, si può notare la vista sulla piazza di Principe. Adesso tornando indietro, eccolo qua, torniamo all'ingresso, vediamo anche la scala che porta al piano superiore dove andremo successivamente, altra stanza in fondo, giriamo a sinistra, corridoio lungo, porta all'altra camera, luminosa, possiamo vedere, sempre con l'uscita fuori. Calorifere, l'immobile è da ristrutturare completamente, come si può vedere. Eccolo qua, abbiamo l'ingresso principale che dà sul portone, come possiamo vedere. Quindi adesso c'è una panoramica dell'ingresso del palazzo e questa è l'ingresso principale. Tornando dentro possiamo trovare un'altra stanza che dà sul caveglio, il bagno da ristrutturare che non si vede perché è buio, manca la luce in questo momento, un'altra stanza profonda dove entro, laggiù troviamo un'altra piccola stanza da sul caveglio, come possiamo notare, tornando indietro. Ritornando indietro, siamo tornati all'ingresso, abbiamo panoramica di questa scala che porta al piano superiore, altra stanza che abbiamo visto prima, adesso entro per farvi vedere la grandezza della camera, da questo terrazzo da dove siamo partiti, ok, abbiamo anche la cassaforte. Tornando indietro, adesso saliamo al primo piano, panoramica delle scale, eccoci qua, perfetto, la parte superiore che è ancora più luminosa, eccoci qua, abbiamo la prima stanza, similare a quella di sotto, abbiamo sei balconi al piano superiore, una panoramica da cosa si vede dal balcone. Balcone. Gli altri balconi, facciata dell'immobile. Rientrando, torniamo alla scala. Abbiamo le altre camere ampie, qua pavimenti in graniglia, come abbiamo detto sempre altro balcone con vista sulla piazza, tornando indietro, corridoio, tante camere, anche questa che dà sulla facciata. Come possiamo notare, l'immobile è centralissimo, è comodissimo per studenti, proprio l'ideale. Necessita ovviamente di una ristrutturazione totale. Eccolo qua.
qua, altra stanza purtroppo buia perché manca la luce, altra stanza che dà sul caveglio, altro bagno, poi abbiamo un piccolo spazio tipo armadio muro, dispensa, altra stanza, poi proseguendo andiamo nell'altra parte dove abbiamo qua abbiamo un bagno che fa ok circolare, poi andiamo in un'altra camera, eccola qua, con un balconcino anche questo che dà il verde come si può vedere. Tornando indietro, altro corridoio, abbiamo l'altra stanza, anche questa che dà, adesso c'è anche il bagno, che dà nel verde, come possiamo vedere. Eccoci qua, adesso torniamo indietro. La proprietà finisce qua, abbiamo altre finestre, come possiamo notare, ancora chiuse, da, ovviamente da ripristinare. E qua ci rendiamo conto di quanto è grande questo immobile, con ottime potenzialità. Possiamo notare. Tornando alla camera principale, tornando nelle scale, facendo da ritroso, torniamo all'ingresso al piano terra, da dove siamo partiti recentemente. Eccoci qua, nella prima stanza che avevamo visto prima, quella con i soffitti, con gli stucchi, molto bella, da ripristinare ovviamente. E eccoci qua, e così siamo usciti da dove siamo entrati inizialmente. Eccoci qua, facciamo una panoramica di quella che è la posizione centrale